Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, grazie, grazie Antonio, grazie a tutti voi per avermi invitato. È un piacere, un onore. E poi, se ben capisco, questa è la prima di questa serie di conferenze, o Christmas Lectures. Devo dire che quello di cui parlerò, il taglio della mia chiacchierata sarà veramente molto divulgativo, molto semplice. Però anche cercando di rimuovere un po' di diciamo, misconcetti, concetti errati che girano un po' anche nell'opinione pubblica, anche di persone che a volte dovrebbero conoscere le cose un po' meglio di come si invece emerge dalle loro dichiarazioni. Tutto questo è entrato in un libro diciamo divulgativo, che vedete qui dal titolo un po' provocatorio, Viva la CO2, e quindi voglio cominciare a spiegare perché ho scritto un libro, perché ho dato un titolo così bizzarro, Viva la CO2. La ragione è che questa cosa è nata una sera davanti alla televisione, vedo una pubblicità prima del telegiornale di un'acqua minerale che diciamo viene reclamizzata per il suo basso impatto ambientale, per la diciamo, capacità di ridurre le emissioni di CO2. Ora, già il fatto di considerare l'acqua minerale venduta in una bottiglia di polietilene tetrafthalato come una cosa diciamo, ecosostenibile è un po' bizzarro, no? Poi viene portata su e giù per la penisola diciamo, con grossi camion che vanno avanti e indietro. Ma la cosa che mi ha veramente un po' irritato era lo slogan finale che diceva, come vedete qua, Viva la natura, abbasso la CO2. Allora, di fronte a un'affermazione di questo genere, ho deciso che era arrivato il momento di dire qualche cosa e quindi di cominciare a dire un pochettino che la CO2 è una parte integrante della vita sulla Terra. E dico cose che sappiamo benissimo, ma cioè, se noi andiamo però in giro per la strada e chiediamo alle persone se si può vivere senza acqua, la risposta è ovviamente no. Se chiediamo alle persone se si può vivere senza la luce, la risposta è altrettanto ovviamente no. Ma a questo punto, se andiamo a chiedere alla gente se si può vivere senza CO2, molti vi risponderanno di sì e saranno anche contenti, mentre diciamo la cosa è ben ovvia, ma assolutamente no. Senza CO2 noi non possiamo vivere. La ragione, diciamo, è il ruolo del CO2 lo conosciamo bene, diciamo, noi quando ci mangiamo un bel piatto di pasta. Diciamo, lo facciamo non tanto per i prodotti chimici che si originano nelle reazioni, che sono appunto CO2 ed acqua, ma per produrre energia. Quindi noi, attraverso l'ossidazione del glucosio e comunque dei carboidrati, produciamo CO2, produciamo anidride carbonica. Anche questa è una cosa che molti tendono a dimenticare. E non è che ne produciamo pochissima, c'è circa 1 chilogrammo al giorno di CO2 che noi emettiamo. Quindi il genere umano in un anno emette qualcosa come 2,5 miliardi di anidride carbonica. Quindi cominciamo a dire che la CO2 è una cosa del tutto naturale, è parte del ciclo del carbonio, sappiamo benissimo che questo è un fattore estremamente importante. Ora, un'altra cosa che spesso viene, diciamo, viene un po' dimenticata, anche per via di quello che è scritto nel libro della Genesi, no? Tu sei polvere, polvere ritornerai, anche questo non è completamente vero, perché diciamo, noi siamo fatti in gran parte di acqua e la parte del nostro corpo che diventerà polvere sì, no? 2,5 kg, cioè dalla cremazione di un corpo più o meno rimangono 2,5 kg di ceneri. In realtà noi abbiamo, diciamo, 13 kg di carbonio nel nostro organismo e questo carbonio è destinato prima o poi a trasformarsi in CO2. Quindi più che in polvere noi ci trasformeremo in acqua e in CO2. E di nuovo vediamo che della CO2 siamo parte integrante. Ora, quello che è successo, diciamo, dalla nascita della Terra in poi è utile ripercorrerlo almeno a grandi linee per capire un po' che cosa è la natura della nostra atmosfera, del pianeta su cui viviamo. Come sapete, la Terra si è formata 4,5 miliardi di anni fa e la prima atmosfera non conteneva minimamente CO2, c'era l'idrogeno, elio, ammoniaca, forse un po' di metano. Poi per un lungo periodo, 1 miliardo di anni, c'è un continuo bombardamento di corpi celesti, meteoriti, comete e altre cose che porteranno sulla Terra una enorme quantità di acqua e anche di carbonio. Ma forse il carbonio c'era già sulla Terra, però comunque una gran parte viene trasportata sul pianeta in questo miliardo di anni in cui si forma anche la Luna, insomma, un periodo dove le condizioni sulla Terra sono veramente molto estreme.
Poi 3,5 miliardi di anni fa avviene quella cosa di cui sappiamo ben poco, che però è piuttosto importante e non sappiamo nemmeno se sia perché trasportate da corpi celesti o perché formatesi in condizioni particolari, per esempio sorgenti idrotermali, eccetera, piccole molecole, anidride carbonica, ammoniaca, diciamo azoto, idrogeno, si sono combinate a fare molecole via via più complesse, a dar luogo a qualche legame peptidico, e fino a formare delle sorte di micelle, che sono delle sorte diciamo, di protocellule o protomembrane cellulari, da cui poi si è cominciata a sviluppare la vita. Questo avviene grosso modo 1 miliardo di anni fa, e questo però ha delle conseguenze importantissime, questo lo sappiamo. Per certo, perché cioè, 3 miliardi, 3,5 miliardi di anni fa, appunto dopo 1 miliardo dalla nascita della Terra, compaiono sulla Terra i primi esseri viventi, che sono dei cianobatteri. E i cianobatteri, per la propria, diciamo, esistenza, per produrre l'energia di cui hanno bisogno, mettono a punto un processo particolare. Sappiamo, è diciamo, un processo in cui anidride carbonica ed acqua, più grazie all'energia solare, viene trasformata in glucosio e ossigeno. È quel processo che noi oggi chiamiamo fotosintesi. Fotosintesi che diciamo, combina quindi 6 molecole di anidride carbonica per fare questo anello a 6 che è il glucosio. Per 1 miliardo di anni i cianobatteri vanno avanti a consumare CO2 e a produrre ossigeno. Come dirò tra poco, questo ossigeno in realtà è sostanzialmente un sottoprodotto. L'obiettivo è produrre queste molecole altamente energetiche, che sono le molecole di zuccheri e carboidrati. Però è chiaro che consumando CO2 ed acqua, queste si riducono di quantità, e la CO2 progressivamente in atmosfera viene a ridursi, mentre cresce sostanzialmente la quantità di ossigeno. E si arriva quindi a un certo punto alla composizione attuale dell'atmosfera, dove azoto e ossigeno la fanno da padrone, sono praticamente 78-79% di azoto e 21% di ossigeno. La CO2 si riduce a, almeno dal punto di vista delle concentrazioni, a delle quantità modeste, stiamo parlando di parti per milione. Allora è interessante osservare che l'atmosfera su Venere e su Marte, che sono i due pianeti che sono adiacenti alla Terra, ancora tutto ad oggi è composta al 95-96% di CO2. Quindi la Terra in qualche misura è un'eccezione rispetto ai pianeti che ci stanno vicini. La CO2 è stata totalmente annullata, ridotta da questo processo che è la fotosintesi. Ora, dopo quello che succede dopo, grazie a questa, diciamo, disponibilità di energia chimica sotto forma di zuccheri e carboidrati, ecco che la vita, il metabolismo cambia e la vita si sviluppa in tutta la sua grandezza, bellezza, complessità, essere superiori, la biomassa viene a coprire il pianeta, eccetera, eccetera. E alla CO2 che cosa succede? Ecco, la CO2 diciamo che noi oggi con misure di vario tipo possiamo risalire a diciamo, stime di che cosa sono state le oscillazioni della CO2 in passati remoti. In passati remoti si parla di centinaia di milioni di anni. E ci sono dei picchi di oscillazione che vanno tra qualche centinaio e qualche migliaio di parti per milione. E quindi oscillazioni molto forti dal punto di vista, diciamo, rispetto a quelle che sono le condizioni attuali. Attualmente abbiamo circa, lo vedremo tra poco, attualmente siamo sui circa 420 parti per milione, ci tornerò dopo, ma per un lungo tempo la, diciamo, CO2 ha delle oscillazioni anche molto grandi, ma parliamo di centinaia di milioni di anni. Tutto questo in un processo ciclico, perché abbiamo detto appunto in cui l'atmosfera, il suolo e gli oceani si continuano a scambiare anidride carbonica e il contenuto antropico comunque è assolutamente irrilevante, praticamente trascurabile. Ora, la storia di come si è arrivati a comprendere come funziona la fotosintesi è estremamente interessante. Nel libro io racconto anche un po' gli aneddoti, le vite personali, le storie di alcuni di questi personaggi. Ora non ho il tempo di farlo, ma giusto per dire, questo signore che si chiama Jan Baptiste Van Helmont fu il primo a fare un esperimento banalissimo. Lui prese una pianta e la mise in un vaso di terra, pesò la terra, pesò la pianta e poi per 5 lunghi anni, perché loro non dovevano pubblicare rapidamente, per 5 anni non ha fatto altro che annaffiare la pianta con dell'acqua e dopo 5 anni ha pesato la pianta, la quale è cresciuta
parecchie di svariate volte, quindi il suo peso si era moltiplicato e pesò il terreno era sostanzialmente rimasto lo stesso. E lui, avendo dato solo acqua alla pianta, concluse che la pianta cresceva grazie all'acqua. Ovviamente lui non sapeva che c'era la CO2 in atmosfera, e quindi è un esempio di esperimento corretto, ma di conclusione errata. Joseph Black, ad esempio, che ha quindi esplorato il Dipartimento di Chimica di Edimburgo, l'Università scozzese, lui fece un'osservazione verso la metà del Settecento che deve essere stata rivoluzionaria, che la CO2 si sprigiona dal calcare, lo sappiamo, se scaldiamo il calcare si forma ossido di calcio e anidride carbonica, ma anche proviene dalla respirazione animale. A noi questo oggi sembra un'ovvietà, ma pensate nel Settecento a vedere che la stessa sostanza viene dalla materia inanimata o dalla materia animata. Morale, c'è una lunga storia, diciamo, di varie persone, si arriva all'inizio dell'Ottocento a aver capito che finalmente per far crescere le piante ci vogliono acqua, luce, ma anche CO2, e la CO2 è fondamentale. Arrivare però a capire, da un punto di vista meccanicistico, come funzioni veramente la fotosintesi clorofilliana è stato un processo che è avvenuto grosso modo verso la metà del Novecento, ricco di colpi di scena, di storie di complesse, eccetera, anche di contraddizioni e di controversie. E alla fine tutto quello che si è potuto imparare lo si è imparato grazie agli isotopi, perché soltanto quando, dopo gli esperimenti di Fermi, sostanzialmente all'inizio degli anni 40, grazie a reattori nucleari, la produzione di isotopi di carbonio e di ossigeno ha permesso di marcare le molecole di CO2 e seguirne, diciamo, l'evoluzione nel processo di fotosintesi. Allora, come funziona questa fotosintesi? Lo ricordo solo perché per diciamo, mostrare, per richiamare l'attenzione su alcuni punti importanti. Lo sappiamo, ci sono le foglie, diciamo comunque nella biomassa, ci sono delle molecole in grado di catturare fotoni di energia luminosa e eccitare degli elettroni. E questi elettroni cosa servono? Questi elettroni eccitati, quindi ricchi di energia, servono sostanzialmente a dare dei processi chimici da cui si produce una molecola, in primo luogo l'ATP, l'adenosina trifosfato, che è una molecola ricca di energia. Questi elettroni, tornati allo stato fondamentale, diciamo, vengono fotoeccitati da un secondo fotosistema, riportati a uno stato eccitato, vengono di nuovo utilizzati per dare luogo a una serie di reazioni redox, in cui si forma un'altra molecola importante, ricca di energia, che è l'NADPH. Due osservazioni. Allora, fino adesso in questo processo, come vedete, c'entra la luce, c'entra l'acqua, perché l'acqua è la sorgente da cui vengono estratti gli elettroni, ma di CO2 non si parla. Quindi la prima parte della fotosintesi, che è quella che avviene dalla luce, non comporta nessuna reazione che contenga la CO2. L'altra osservazione importante è che la natura, per prendere gli elettroni da eccitare, li prende dall'acqua, li prende dall'acqua e quindi ossida, diciamo, l'ossigeno dell'acqua a ossigeno molecolare. E questo è un puro effetto collaterale, non ha niente a che vedere con il resto del processo, ma è quello che ha generato la presenza di un'atmosfera ricca di ossigeno nella nostra, diciamo, Terra. Veniamo alla seconda parte diciamo, della fotosintesi, che oggi è chiamata la parte che viene al buio, perché adesso due molecole ricche di energia, l'ATP e l'NADPH, sono disponibili per dar luogo a una serie di reazioni in cui prima tre molecole di CO2, grazie a un enzima che si chiama Rubisco, vengono concatenate a formare, diciamo, vedete, una prima sezione, diciamo, di tre molecole legate tra di loro. Poi con un altro ciclo si forma un secondo, diciamo, gruppo di molecole, alla fine si ottiene la molecola di glucosio, ma chiaramente per fare una molecola di glucosio ci vogliono sei molecole di CO2 e quindi c'è un certo numero di cicli che devono essere fatti. Questo si chiama ciclo di Kelvin, in realtà Kelvin-Benson, perché Kelvin ebbe il Nobel, ma si prende tutto il merito della scoperta, però questa è un'altra storia, e ci è voluto un po' per capire come funziona. Perché racconto questa storia? Perché se uno guarda tutto il processo della fotosintesi, questa è di una complessità straordinaria. Tutta una serie di passaggi estremamente complessi. Se uno va sui libri, diciamo, di biochimica, ci sono decine, decine, decine di pagine per descrivere questa roba, che io tradurrò, diciamo, riassunto in pochi minuti e chiedo scusa, diciamo, della superficialità. Ma è evidente che una cosa del genere è un tipico prodotto dei processi evolutivi,
che hanno richiesto però milioni e miliardi di anni, perché ci sono tutti questi processi in cui si mette una pezza di qua e di là per far avvenire questo fenomeno. Perché questo è importante? Perché la fotosintesi naturale ha un'efficienza che non è poi così alta, è piuttosto bassa, è tra lo 0,1 e l'1% dell'energia catturata, dei fotoni trasportati dalla luce, che viene convertita in energia chimica. Ovvio che la natura ha sopperito a questa bassa efficienza facendo che cosa? Generando e coprendo la terra di biomassa. Non solo le piante, ecco, ma soprattutto fitoplancton, diciamo, batteri, biomassa, diciamo, negli oceani, alghe, eccetera, eccetera. Tutto questo permette di avere questo enorme ciclo diciamo, di carbonio sulla terra, è bene saperlo. Ecco, qui sono un po' di dati, adesso non vorrei entrare. Chiaramente i numeri sono enormi perché chiaramente sono 450 miliardi di tonnellate di CO2 che vengono assorbiti nei processi fotosintetici e un po' meno che vengono rilasciati dalle decomposizioni delle sostanze organiche in questo immenso ciclo, per cui di CO2 nell'atmosfera ce n'è poca percentualmente, ma poi sono, diciamo, quantitativi immensi dal punto di vista assoluto. Bene, quindi smontiamo il primo, diciamo, il primo, viva la natura, ma solo CO2 non ha senso, la CO2 è parte integrante della natura. Altra cosa che spesso si sente dire in televisione, anche da persone esperte, la CO2 è tossica. Ora, sappiamo benissimo che la CO2 è una molecola stabilissima e se fosse tossica difficilmente ci berremmo lo champagne, la birra, lo spumante, altre cose del genere. Quindi diventa tossica quando, come tutte le cose, se ne prende tanta, ma anche l'acqua diventa tossica se ne beviamo troppa. Ci sono dei casi, diciamo, dove la gente è morta per eccesso di CO2, questa è un'esplosione che avvenne nel 1986 in un lago nel Camerun, in cui morirono quasi 2.000 persone, migliaia di capi di bestiame. Si sprigionò una grande nube di gas e si pensò all'inizio a una nube di gas tossico, in realtà era stata una nube di CO2. Di CO2 che chiaramente se si supera circa il 10% dell'aria, noi non riusciamo a ossigenare i tessuti e questo diventa un problema. Qualcuno di voi ricorderà il famoso film Apollo 13, dove dopo che gli astronauti si rendono conto che è stata l'esplosione e devono rifugiarsi nel LEM, il modulo lunare, che è questa piccola navicella prevista per due persone per 2 o 3 giorni, loro devono entrarci in tre e starci lì per più di una settimana. E il primo problema che si pone è che la CO2 che viene emessa con la respirazione sarebbe aumentata in concentrazione e avrebbe ucciso gli astronauti. Quindi il primo problema è adattare i filtri che c'erano sul modulo principale al modulo lunare, e questo lo fanno da Houston, diciamo, usando materiali di emergenza. Quindi però se c'è troppa CO2 fa male, ma altrimenti la CO2 è una molecola innocua. Il problema della CO2 di cui si parla oggi lo conosciamo bene, la rivoluzione industriale, si cominciano a utilizzare massicciamente i combustibili fossili, in primo luogo il carbone, e però sono ancora, diciamo, consumi estremamente ridotti rispetto a quello che noi conosciamo oggi. Ad accorgersi, ad avere l'intuizione che ci possono essere degli effetti della CO2 in atmosfera, i primi, diciamo, avvisaglio arrivano all'inizio dell'Ottocento. Il primo che ha un'intuizione in questo senso è il matematico Fourier, perché Fourier fece dei calcoli sulla quantità di luce che veniva irraggiata sulla superficie terrestre e sul fatto che la maggior parte doveva essere riflessa dalla Terra. Quindi, i suoi calcoli portavano a pensare che la temperatura sulla Terra dovesse essere intorno ai meno 20 gradi, la temperatura media, mentre è circa più 20. E questa differenza lo fece concludere, ed aveva una grande sicurezza nei suoi calcoli, che qualcosa tratteneva il calore in atmosfera e che quindi l'atmosfera aveva un ruolo appunto di calmierante. In realtà è il primo che riesce ad accorgersi, a valutare che ci sono delle molecole in atmosfera che hanno un effetto di trattenere il calore è Tyndall. Se andate a Londra, alla Royal Institution, ci sono ancora i suoi strumenti originali con cui lui riuscì a dimostrare che non solo l'anidride carbonica, ma l'acqua e il metano sono molecole che generano questi effetti serra. Più di recente è stato scoperto un contributo di una ricercatrice americana, Eunice Foote, che qualche anno prima di Tyndall fece un esperimento, riempì un tubo di vetro con dell'aria e un altro con della CO2, li espose al sole e si accorse che quello riempito di CO2 si era scaldato di più. E
che quindi in qualche modo aveva anticipato gli esperimenti e i risultati di Tyndall. Lei non riportò i suoi risultati, furono riportati da un professore americano, eccetera, eccetera, erano altri tempi, ma in realtà un collega italiano, Claudio Della Volpe, ha provato a riprodurre gli esperimenti delle Eunice Foote e non sono venuti, quindi non sappiamo se veramente abbia avuto un colpo di fortuna, ma è un aneddoto che è carino riportare. Arriviamo alla fine dell'Ottocento, incontriamo dei nomi noti, perché questo è Arrhenius, premio Nobel per i suoi studi sulla cinetica. Arrhenius fece i primi modelli matematici per diciamo, valutare quanto l'aumento o la diminuzione della CO2 in atmosfera avrebbero potuto influire sul clima. Attenzione, gli studi di Arrhenius, che portarono appunto a determinare che un aumento, un raddoppio della concentrazione avrebbe prodotto un aumento di 5 gradi e viceversa, non erano fatti perché ci fosse una preoccupazione del cambiamento climatico come abbiamo oggi, erano fatti perché si pensava che le glaciazioni nel passato remoto della Terra potessero essere collegate a una variazione di quantità di anidride carbonica. Un altro ricercatore svedese, siamo nell'epoca degli svedesi, siamo di nuovo all'inizio del Novecento, Knut Armstrong, che è il figlio dell'Armstrong spettroscopista, che ha poi dato il nome alle distanze interatomiche, fece degli esperimenti in cui confutò diciamo, i dati di Arrhenius, li confutò perché anche qua di nuovo gli esperimenti erano corretti, ma in realtà la CO2 non ha la stessa capacità di assorbire la radiazione infrarossa a tutte le altezze. E lui non considerò questo aspetto e quindi giunse a delle conclusioni che erano errate. Come sia, di fatto per circa 30 anni, se andate a cercare, non si trova più nessun accenno all'effetto della CO2 come molecola riscaldante o effetto serra. Arriviamo nel 1938, quando Stewart Callender, in realtà questo ricercatore americano, fece un'operazione abbastanza complessa all'epoca. Lui andò a cercare tutti i dati diciamo, di temperatura media sulla Terra degli ultimi 100 anni e si accorse che erano in costante, lieve aumento e la CO2 era pure in lieve aumento, diciamo, ovviamente con misure piuttosto approssimate, però di fatto anche questo fu un contributo sostanzialmente che è rimasto misconosciuto. Bisogna aspettare la fine degli anni 50 perché arrivi il primo allarme vero e proprio, e è dovuto a questo signore Charles Keeling. Keeling è un giovane ricercatore americano chimico, diciamo, interessato però ai problemi appunto del rapporto tra geologia e atmosfera, eccetera. Lui comincia a misurare sul vulcano Mauna Loa dell'Hawaii la quantità di CO2 nell'aria e lo fa per 3 anni. E per prima cosa si accorge che la CO2 nell'arco di 12 mesi che è presente in atmosfera non ha un andamento costante, ma oscilla. E diciamo, tende ad aumentare in autunno e tende a diminuire in primavera, un paio di ppm. E questa oscillazione è dovuta al fatto che in autunno le foglie cadono, marciscono, si decompongono, la CO2 viene rilasciata e quindi c'è un aumento. In primavera risbocciano i germogli, le piante ricrescono, si ricoprono di verde e consumano di più. Fatto questo, lui nel giro di 3 anni si accorge che la temperatura e la quantità di CO2 media nell'atmosfera sta aumentando lentamente, ma progressivamente, di circa l'1% all'anno. Da quegli anni ad oggi le misure sono proseguite nelle stesse condizioni e vedete come l'aumento sia stato costante. Di 315 parti per milione del 58 si è arrivato alle 415-420 dell'era attuale. Naturalmente, ecco che cominciano a esserci i primi allarmi. Già negli anni 70, 60 e 70, questi sono i ricercatori di Princeton che svilupparono dei modelli calcolando cosa avrebbe prodotto un aumento eccessivo di CO2 nell'aria. C'è il famoso rapporto Cerney che è del 79, in cui, diciamo, questo commissionato dalla National Research Council americana, in cui si arriva proprio a stabilire che con un aumento, un raddoppio della CO2, si può arrivare a un aumento di 3 gradi della temperatura media del pianeta. Quindi siamo molto, ma molto più indietro rispetto ad oggi, 79. Nascono però anche diciamo, le prime azioni un po' per confutare questa ipotesi. Questo è George K. Worth, che era il consigliere della Casa Bianca, per esempio, respinse le conclusioni del rapporto Cerney, minimizzando le conseguenze e diciamo, confutandole sostanzialmente. Qualcosa succede però perché nell'88
Le Nazioni Unite lanciano il famoso Intergovernmental Panel on Climate Change, l'IPCC, che da allora regolarmente rilascia dei corposi, documenti che, indipendenti, con misurazioni precise, che testimoniano un po' dei cambiamenti che stanno avvenendo. Però qui avviene una cosa su cui è bene, fare molto l'attenzione. Nascono allo stesso tempo delle potenti organizzazioni, soprattutto finanziate dalle industrie petrolifere americane, estrattive americane, eccetera. Una di queste è la Global Climate Coalition, l'altra la Western Fuel Association, che cosa fanno? Sostanzialmente finanziano ricercatori, ricerche, a giornalisti, eccetera, per confutare il problema climatico. E questo ha degli effetti piuttosto efficaci perché, per esempio, negli Stati Uniti il numero di persone che ritengono che l'aumento della CO2 possa produrre un riscaldamento globale crolla dal 35 al 20%, e per esempio gli Stati Uniti quindi non firmano gli accordi di Parigi negli anni 90. Arriviamo a quello che però è in un qualche misura la prova del 9, la pistola fumante in questa storia. Questo signore è Clare Patterson, il quale ha dato dei contributi molto importanti in tanti campi. Lui, tra l'altro, era un geochimico, esperto di datazione, esperto di isotopi. Lui è quello che ha fatto la datazione precisa della Terra 4,53 miliardi di anni. Ma lui cosa ha l'idea? Che di fatto la neve cadendo e depositandosi possa inglobare delle piccole bolle di aria e quindi poi si creano degli strati progressivi di ghiaccio sempre più profondi, che però inglobano e catturano quest'aria che ha dei tempi piuttosto antichi e che quindi, analizzandola tramite dei carotaggi, si possa risalire a quelle che sono le temperature, ma soprattutto le quantità di CO2 che erano presenti in atmosfera in epoche remote. Partono due campagne, la prima del 1998 a Vostok, in Antartide, la seconda, questa dei russi, e la seconda Concordia, questo è un progetto europeo in cui era coinvolta anche l'Italia, anche il CNR. Questo porta a misurare con precisione la quantità di CO2, due misure risultano essere perfettamente coerenti, si risale fino a 800.000 anni. Attualmente il CNR ha un'azione con Carlo Barbante, sono in Antartide, e nei prossimi anni spingeranno le misure fino a 1,5 milioni di anni fa. Bene, quello che avviene è che l'andamento della CO2, la concentrazione di CO2 in atmosfera negli ultimi 800.000 anni si è sempre contenuta tra 180 e 300 parti per milione. Oggi siamo a 420, quindi siamo più o meno al doppio della scala, e i sapiens sono comparsi grosso modo qui, grosso modo 200.000 anni fa. Attenzione perché questo andamento oscillante della quantità di CO2 correla perfettamente con l'aumento delle temperature medie sul pianeta, che sono note da misure anche qui di isotopi dell'ossigeno 18 rispetto all'ossigeno 16, e quindi non ci sono più dubbi sul fatto che questo aumento improvviso e rapidissimo sia legato a qualcosa che è successo in tempi molto, molto recenti. Tutto il resto lo sappiamo bene, cioè il fatto che chiaramente combustibili fossili siano la causa principale, di queste emissioni, perché rappresentano l'86% di tutte le emissioni, e gli scenari li conosciamo altrettanto bene. Scenari che, attenzione, perché se noi dovessimo smettere oggi di produrre CO2, comunque l'aumento di temperature a fine secolo sarebbe di 1 grado, se non mettessimo nessuna CO2 da adesso in poi, comunque ci sarebbe un aumento. Se conterremo le emissioni, staremo intorno a 1,5 grado, 2 gradi. Se saremo, poco attenti, potranno aumentare fino a 3-4 gradi, e questo chiaramente ha tutte delle conseguenze che ben conosciamo. Un dato su cui non si riflette abbastanza è che, se andiamo a vedere bene, tutte le emissioni globali, di CO2 dal 1750 ad oggi. È stato fatto la prima metà dal 1750 al 2019 e la seconda metà dal 2019 ad oggi. In altre parole, negli ultimi 30 anni abbiamo emesso la stessa CO2 che quantitativamente che avevamo emesso dal 1750 al 1990, primo dato. Secondo dato interessante è che se uno va a vedere come è stata prodotta questa CO2, allora si rende anche conto di come la discussione poi in situazioni come la COP26 sia
posso portare delle posizioni diverse dei diversi paesi, perché l'Europa e gli Stati Uniti da sole hanno contribuito per quasi per circa il 47%, quasi la metà di tutte le emissioni di CO2 che sono avvenute. Se prendete la Cina, parliamo del 12,7%, ma l'India ha contribuito sino ad oggi a circa il 3% di tutte le emissioni. Ed è chiaro che chiedere adesso a questi paesi di non, diciamo, di rallentare il proprio sviluppo economico per non emettere CO2 e per quindi con dei costi sociali e anche economici importanti, bene, tutto questo ovviamente può richiedere degli aggiustamenti che sono di tipo sociopolitico. Altre cose importanti, diciamo, ecco che le previsioni da qui al 2040 non è che lasciano troppo, diciamo, essere troppo ottimisti, perché è vero che ci sarà un aumento di energie rinnovabili costante e ci sarà una sostanziale, diciamo, una riduzione lieve del carbone, ma il gas naturale e il petrolio sono previsto che continuino ad aumentare come consumi. Queste sono fonti indipendenti, la US Energy Administration. Ci sono addirittura degli studi che ritengono che le rinnovabili aumenteranno enormemente da qui a fine secolo, ma diciamo, combustibili fossili avranno un picco intorno al 2030, eccetera, poi ci sarà una diminuzione, ma non scompariranno anche a fine secolo. Inoltre, non ci sono soltanto i combustibili fossili che producono CO2, ci sono tutta una serie di azioni, cioè ci sono molte industrie, le industrie chimiche, farmaceutiche, dei cementi, materie plastiche, il cemento, diciamo, tutto questo sono produttori di CO2. Il CO2 aumenta anche per via del consumo di suolo, quindi se la popolazione aumenta, diciamo, il disboscamento è responsabile dell'aumento di CO2 in atmosfera, e ci sono da considerare il fatto che la CO2 che noi continueremo ad emettere da qui a 50 anni continuerà a essere in atmosfera per decenni, centinaia di anni e una parte ancora per migliaia. Tutto questo ha tutta una serie di conseguenze, non soltanto sul riscaldamento, ricordo che la CO2 risorta in acqua produce una acidificazione, formazione di acido carbonico che chiaramente impatta su una serie di specie. Perché dico questo? Perché penso, temo, questo è il mio parere personale, che non sarà sufficiente ridurre le emissioni, ma dovremo imparare a ridurre ed eliminare la CO2 in eccesso che è stata, diciamo, e che continuerà ad essere prodotta. Allora, quali possono essere le soluzioni? Vediamo di discutere, ovviamente chiaramente non c'è una soluzione unica, però qualche considerazione interessante, e cominciamo anche qui da qualche considerazione di tipo storico. Perché Giacomo Chamichan, che è stato un chimico che ha operato a Bologna all'inizio del Novecento, è il padre della fotochimica, qui lo vediamo in una foto sul balcone dell'Istituto di Chimica di Bologna, lui prendeva delle beute, le riempiva di sostanze organiche, le metteva alla luce del sole e aspettava settimane e mesi e vedeva come queste sostanze si erano decomposte o co convertite in altre grazie all'azione della luce. Però Chamichan, proprio perché studiava la luce solare, intuì le enormi potenzialità che erano offerte da questa fonte inesauribile di energia. E lui riportò in un articolo su Science del 1912 per la prima volta l'idea di quella che si chiama la fotosintesi artificiale. Quindi scrisse nel 1912, quindi abbastanza interessante come idea, che con opportuni sensibilizzatori e catalizzatori si dovrebbe poter trasformare il miscuglio d'acqua e anidride carbonica in ossigeno e metano ed eseguire analoghi processi. Le regioni desertiche e tropicali sarebbero aperte allo sfruttamento per l'energia solare che esse ricevono tutto l'anno in misura così larga da equivalere a miliardi di tonnellate di carbone. Ovviamente allora si parlava di carbone e non di petrolio. Quindi Chamichan non ci dice come fare, non lo sapeva, ma però dice questa è la via. La via non è semplice, e non è semplice perché la fotosintesi naturale di cui ho parlato prima è un processo molto complesso. Quindi solo nel 1972 questi due signori, che sono Fujishima e Honda, per la prima volta mi portano una reazione tipo fotoelettrochimica in cui, diciamo, una sostanza, no, il biossido di titanio, in qualche modo cattura la luce solare, genera una coppia di elettroni buche che permettono la conversione, la riduzione dell'acqua, scusate, l'ossidazione dell'ossigeno dell'acqua, quindi l'idrogeno viene ridotto a idrogeno molecolare e l'ossigeno viene ossidato a ossigeno molecolare. È il primo pezzo della fotosintesi, quello che avviene alla luce. Qui la CO2 non c'entra, però è un esempio, o
Ovviamente se noi potessimo fare questa reazione efficacemente sarebbe già un passo avanti gigantesco. 1972, quindi 50 anni fa. Ovviamente questo, diciamo, scatena una intensissima attività in quello che oggi è chiamata la fotocatalisi, dove sappiamo bene che appunto fotoni di luce su materiali semiconduttori generano una coppia di elettroni buchi in grado di produrre queste reazioni. Vengono messi a punto anche dei processi che si trovano anche su internet, potete fare queste sostanze, metterle in acqua, metterle alla luce del sole e vedere svilupparsi un pochettino di bollicine, che sono idrogeno e ossigeno. Qual è il problema? Il problema è che questi processi sono, dal punto di vista dell'efficienza, non particolarmente efficienti, cioè sono efficienti come la fotosintesi naturale, circa l'1%. Quindi vengono prodotte anche delle cosiddette foglie artificiali o cose di questo genere, addirittura per convertire direttamente la CO2 in sostanze disponibili. Ma tutto questo ha un'efficienza molto bassa e noi non potremmo ricoprire il pianeta di altrettanta biomassa come diciamo la natura ha fatto. Quindi problema aperto, ancora aperto la ricerca, ma devo dire che dopo tanti tanti anni, insomma, la speranza che questa via sia vincente comincia a fiorirsi. Ovviamente c'è l'idea di utilizzare le biomasse perché lasciare fare la natura. Ma anche qui dobbiamo fare attenzione, perché un conto se noi produciamo per esempio gasolio, metano o comunque kerosene da scarti di lavorazioni, per esempio nell'industria del legno, eccetera. Altro conto se invece diciamo, distruggiamo delle foreste per mettere a coltura delle piante che poi vogliamo utilizzare per fare del biodiesel, perché questo entra in conflitto ovviamente con la produzione alimentare. Eccetera, eccetera. Quindi anche questo è un contributo, ma non sarà quello determinante. In realtà c'è una possibilità che si sta facendo strada ed ha a che fare con l'idrogeno. Allora, noi sappiamo che l'idrogeno è una sostanza indispensabile, viene prodotto oggi in 70 milioni di tonnellate all'anno, è usato in quel processo formidabile di enorme importanza che è la sintesi dell'ammoniaca. Voi sapete, oggi circa metà della popolazione mondiale è alimentata grazie alla sintesi dell'ammoniaca, da cui ovviamente si fanno i fertilizzanti. Ma come si fa l'idrogeno oggi industrialmente? Ecco, si fa con questa reazione che è lo steam reforming, cioè si parte da metano, acqua a 1000 gradi centigradi, si produce idrogeno e monossido di carbonio. Questo monossido di carbonio, CO, viene ritrattato con altra acqua a temperature un po' più basse, 400 gradi centigradi, si forma altro idrogeno e CO2. In altre parole, oggi la produzione di idrogeno, e il 96% della produzione mondiale di idrogeno è fatta per questa via, libera CO2 e quindi è giustamente chiamato questo idrogeno grigio, perché ovviamente diciamo, non risolve nessun problema, dato che in realtà produce CO2, oltre a quello che è necessario per raggiungere queste enormi temperature. Ora, c'è chi ha avuto, chi sta diciamo, propugnando l'idea di sequestrare questo idrogeno, questa CO2 prodotta in questi processi in strati geologici profondi, soprattutto le industrie petrolifere spingono in questa direzione, e siccome diciamo, quindi questo CO2 non verrebbe riammesso in atmosfera, ecco che si parla di idrogeno blu. Su questo possiamo discuterne dopo, diciamo che c'è qualche perplessità. Però c'è qualche cos'altro che si può pensare di fare. Ecco, questa è la pila di Volta, perché Volta nel 1800 inventa questo straordinario oggetto. La scoperta viene, diciamo, si divulga abbastanza rapidamente. Già all'inizio dell'800, due ricercatori inglesi, Nicholson e Carlisle, e poi Davy, mettono a punto un processo che scoprono per caso, che è quello di scissione dell'acqua in idrogeno e ossigeno, non più grazie alla luce, alla reazione luminosa, ma grazie a una differenza di potenziale elettrico fornita dalla pila. Quindi ecco nasce l'elettrolisi. E oggi, se noi possiamo questa energia elettrica ottenerla da fonti rinnovabili, allora ecco che possiamo produrre quello che si chiama l'idrogeno verde. L'idrogeno verde che attualmente, grazie ai processi di elettrolisi che sono commerciali, ha un costo che è quasi 3 volte quello dell'idrogeno grigio ottenuto, come facevo vedere prima, scusate, con la reazione di steam reforming. Quindi questo idrogeno verde più costa di più.
Ma costa di più perché l'idrogeno prodotto per steam reforming ovviamente non comporta nessun costo ambientale nel calcolo del suo costo, questo è il costo di estrazione, niente di più, niente di meno. In realtà, come sapete, c'è un forte, diciamo, impulso ed incremento della capacità produttiva. L'Europa con il Green Deal europeo sta puntando molto verso la produzione di idrogeno verde. E questo ci servirà, non so se ci servirà per far andare le automobili, perché le tecnologie delle celle combustibili ci sono sviluppate, c'è il problema però della distribuzione, della rete di distribuzione, che non è una cosa banale, però per far andare camion, navi o aerei, l'idrogeno prodotto per questa via potrebbe essere molto utile, molto interessante. C'è però un'altra cosa molto importante. Se noi avremo a disposizione idrogeno verde, quindi idrogeno prodotto con energie rinnovabili senza liberare CO2, ecco che i chimici qui hanno qualcosa da dire ed importante. Perché alcune reazioni, come quella che vedete, in cui CO2 e idrogeno vengono fatti reagire su dei catalizzatori per formare metanolo, sono già note da tempo. Sono note, e il metanolo è una materia prima importante, viene prodotta in centinaia di milioni di tonnellate. Ci sono degli impianti che fanno questi processi, cioè la conversione di CO2 idrogeno in metanolo, grazie per esempio all'energia prodotta dalla geotermia, ce n'è uno in Islanda, e altri sono in costruzione. È evidente che per fare questi processi abbiamo bisogno di energia rinnovabile in abbondanza, perché dobbiamo produrci l'idrogeno e dobbiamo fare venire queste reazioni, che sono reazioni che dal punto di vista energetico sono endergoniche, cioè richiedono energia dall'esterno. C'è un'altra cosa che si tende a dimenticare, diciamo che la Germania nei primi anni degli anni 20 del Novecento, dopo la pace di Versailles, aveva bisogno di rendersi libera dalle forniture dall'esterno di petrolio, eccetera, e era ricca, diciamo, invece di miniere di carbone, quindi di fatto crea un progetto di ricerca, grazie al quale due ricercatori tedeschi, Fischer e Tropsch, mettono a punto un processo cui, partendo dal carbone, quindi gassificando il carbone, partendo dal CO2 e dal CO, si possono produrre idrocarburi, ma grazie all'idrogeno. Le reazioni, ecco, sono complesse, comunque si parte dal CO2 idrogeno per avere un primo stadio di riduzione a formare monossido di carbonio, poi il CO fatto reagire con altro idrogeno può portare a vera e propria benzina sintetica. Di nuovo, idrogeno, materia prima fondamentale, CO2 è la sostanza che ci serve per questi processi. Tenete presente che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, diciamo, c'erano 9 impianti industriali in Germania, basati su questo processo, che producevano oltre mezzo milione di tonnellate di benzina all'anno. Poi, attualmente, ci sono questi impianti in Sudafrica e qualcun altro nel mondo, e sono meno economici, ovviamente, che tirare fuori il petrolio dalle viscere della terra. Però, di fatto, questi processi, se noi potessimo ottenere idrogeno in modo sostenibile e la CO2 catturarla, allora ecco che ci inseriamo in un processo di economia circolare. Quindi sono reazioni chimiche che potrebbero avere un importante ruolo nel circolarizzare anche, diciamo, l'energetica di quei processi. Quello che si studia oggi, ovviamente, è la riduzione diretta della CO2 per via elettrochimica, quindi attraverso degli elettrocatalizzatori, cioè riduzione diretta, che vuol dire composizione diretta di molecole che possono essere l'acido formico, l'etilene, fino al metano. È chiaro di nuovo che questi processi, che possono essere alternativi all'uso diretto dell'idrogeno di cui parlavo prima, richiedono energia e richiedono quindi energie rinnovabili. Però attenzione che questi sono già processi che hanno te tecnologie che sono già mature, cioè possono essere migliorate, possono essere raffinate, i costi possono essere abbassati, ma esistono. Quello su cui invece c'è ancora molto, molto da lavorare è la cattura. Attualmente è possibile catturare la CO2 anche in modo economicamente sostenibile da impianti dove questa viene prodotta in grandi concentrazioni, perché lì, attraverso processi soprattutto di uso di ammine, si possono formare delle molecole carbammate, eccetera, che poi vengono decomposte rilasciando la CO2 e che può essere riutilizzata.
Altro discorso è recuperare la CO2 dall'aria dove questa è estremamente diluita, perché ricordo che 400 parti per milione corrispondono allo 0,04%. Quindi richiede questo il ciclaggio dell'aria in filtri per molte volte, richiede quindi la messa a punto di materiali molto efficaci nel catturare, trattenere la CO2 per poterla poi rilasciare. Su questo c'è ovviamente grande spazio di miglioramento e serve uno sforzo particolarmente rilevante nella ricerca di base per poter sviluppare nuovi materiali in grado di catturare efficacemente la CO2. Questo lo dico perché secondo me la strada di cui si è parlato anche recentemente, e sono arrivato alla conclusione della mia chiacchierata, in cui si dice riusciremo a eliminare diciamo, le emissioni di CO2 da quello del 2050, mi sembra un pochino troppo ottimistica. E temo che questo non sarà tanto facile per una serie di considerazioni e quindi diciamo bisognerà sviluppare dei processi che ci aiutino poi a ripulire quest'area. Morale della favola. Quindi spero di aver chiarito, ma non ci fu c'era certo bisogno in questa audience, che la CO2 è parte importante della vita sulla Terra e quindi non possiamo diciamo, biasimare la CO2, secondo me dobbiamo biasimare noi stessi. E abbiamo bisogno di questa transizione energetica che non sarà facile, non sarà banale, ma l'idrogeno potrebbe veramente aiutarci a trovare delle vie alternative a quelle che sono per esempio diciamo, le batterie, perché anche lì fare una batteria non sarà una cosa banale, perché con idrogeno e CO2 noi potremo trasformare, ottenere dei combustibili solari attraverso processi catalitici efficienti. L'ultimo messaggio, ovviamente il quarto, forse il più importante, è che le tecnologie da sole non bastano. Penso che la transizione energetica non sarà una passeggiata, dovremo anche abituarci a cambiare i nostri stili di vita e diciamo, assumere diciamo, degli atteggiamenti meno diciamo, propensi al consumismo tal quale, diciamo, e questo però chiama in causa tutta una serie di cambiamenti economici e sociali che non sono proprio banali. Però almeno la via è stata intrapresa e quindi ci sono abbastanza motivi per essere sufficientemente ottimisti. Io con questo ho concluso e quindi ecco che ho spiegato perché ho chiamato il libro Viva la CO2. E perché spero che ci siano delle prospettive e anche delle ragioni per cui i chimici potranno contribuire efficacemente alla risoluzione di questi problemi. Grazie a tutti.